dovremmo leggere le motivazioni. Bravo. Ma chiedo, leggi le metà e metà. Metà. Io sono Giorgia, successo editoriale dell'anno, la leader di Fratelli d'Italia racconta senza infingimenti la sua difficile infanzia, la sua crescita in un quartiere popolare come la Garbatella a Roma, la passione per la politica sin da ragazza, quando aveva 15 anni, il suo impegno nelle organizzazioni giovanili di destra. A Ginevra, la sua bambina, sono dedicate le ultime commoventi pagine del libro. La personalità di Giorgia Meloni traspare in ogni parte del volume. Donna, madre, cristiana e italiana. Un applauso. Prendano Domenico Gramazio e Giuseppe Valentino. Allora, ci togliamo, facciamo fare la... Allora, nel frattempo racconto, Pietro, che in quel Family Day, in cui è un premio speciale, in quel Family Day in cui annunciò la sua gravidanza Giorgia Meloni, la prima giornalista che era lì, insomma, con questo, come al solito in mezzo alla strada e come al solito a rincorrere Giorgia Meloni e gli altri leader, ero io, e una particina di quel libro, quindi insomma me la prendo anch'io. E rimase scioccata quando io non ci credo che mi ha dato questa notizia, ma è uscito naturalmente. Buonasera a tutti, grazie davvero, grazie a Domenico Gramazio, grazie a tutta la giuria del Premio Nazionale Camarella Tricolore, grazie ad Alberto Baldoni che vedo qui, grazie al senatore Peppino Valentino e grazie a voi. Sono a casa, mi sento a casa. Bando alle formalità, sono molto orgogliosa di ricevere questo premio, chiaramente perché non avrei pensato di ricevere un premio per il successo editoriale dell'anno, insomma, nella vita, ma aspettavo altro. Quando ho scritto il libro non l'ho fatto diciamo immaginando un successo editoriale, l'ho fatto per un'altra ragione che ritrovo nelle parole che sono state appena pronunciate da chi mi ha preceduto. Io sono un leader politico e troppo spesso quando mi guardo raccontata dal filtro del mainstream, della stampa, dei giornalisti, io non conosco quella persona. Quando parlano di me, quando parlano di Fratelli d'Italia, quando in generale si parla di una certa parte politica in Italia, il racconto che si fa è distante anni luce dalla sua verità. Allora io, che non mi vergogno di niente di quello che ho fatto nella mia vita, perché le battaglie che ho fatto sono battaglie nelle quali ho sempre creduto, mi sono data una regola sola nella vita: non dire mai qualcosa in cui non credi, perché non si può bleffare sulla lunga distanza, intanto perché è purtroppo impossibile per il mio carattere, ma in ogni caso non puoi mentire sulla lunga distanza, non puoi bleffare. Allora io volevo offrire uno strumento a chi vuole seguirci o a chi ci detesta, però per seguirci o criticarci sulla base della verità, non sulla base di un racconto che prima viene inventato per poi poterlo criticare, ma sulla base di chi sei. E ho raccontato tutto, ho risposto, diciamo, a tutte le principali accuse che mi sono state mosse, che ci sono state mosse durante la nostra attività, proprio perché non abbiamo e non ho nulla da nascondere. Forse per questo il libro ha avuto questo successo, no? Perché non era magari il libro del politico che racconta come cambierò l'Italia. No, era un racconto, e poi lo cambia puntualmente, soprattutto quelli che lo dico. Era un racconto personale, intimo, che spiega anche perché ho fatto delle scelte nella mia vita, perché ho preso alcune posizioni nella mia vita, perché io ho delle convinzioni che inevitabilmente arrivano anche dalle esperienze che ho passato. Sono molto contento ovviamente del successo di questo libro, e sono perché magari ha fornito a tante persone, no, una lettura diversa di questo racconto. E sono molto contenta di ricevere per questo premio, che ormai è una consuetudine, e di riceverlo oggi, 4 novembre, festa dell'Unità d'Italia, festa delle Forze Armate e 100 anni dalla tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. E allora anche questo, no, in qualche maniera lega questo racconto.
voi conoscete insomma la storia straordinaria di come avvenne, no, la scelta di quella salma, di quel milite, no, di una madre tra le tante madri di soldati dispersi che si trova di fronte a 11 salme scelte nei teatri più difficili della guerra, tra appunto soldati che non hanno un nome e che hanno dato la vita per questa nazione, ne sceglie una e quello diventa il simbolo di tutti quelli che hanno sacrificato qualcosa per la patria, tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita al tempo, quando è accaduto 100 anni fa, nel viaggio che quella salma fece attraverso tutta l'Italia, a ogni stazione c'erano migliaia di persone ad attendere quel simbolo. Oggi non è così. Oggi voi andate all'altare della patria, noi siamo stati stamattina, c'è gente che va, gente che viene, ci sono le istituzioni che depongono le corone di fiori, ma non c'è lo stesso afflato di popolo. Perché invece è importante? Noi siamo stati lì stamattina con il nostro gruppo parlamentare, i nostri parlamentari si sono inginocchiati per dire che a differenza di altri noi ci inginocchiamo solo di fronte a Dio, di fronte alla patria e a chi si sacrifica per la patria. Perché è importante? Vedete, io ho sempre pensato che la memoria non sia semplicemente qualcosa di museale, no? Sì, è bello ricordare, guardare, scoprire, come se fosse un fatto didattico. La memoria è molto di più. La memoria è insegnamento, educazione. Alla fine, anche oggi, nell'ultima epoca della pandemia, noi abbiamo scoperto che tante cose che davamo per scontate, scontate non sono più. La nostra libertà non è scontata, per esempio. Abbiamo sempre pensato che lo fosse. La nazione non è scontata. C'è sempre qualcuno che sacrifica qualcosa per costruire quello che hai. E se non te lo ricordi, cioè se non ricordi che quello che tu hai oggi, l'Italia segnatamente, la sua libertà, la sua sovranità, la sua indipendenza, sono state costruite e difese da qualcuno che è stato disposto a dare la sua vita per questo, diventa molto difficile, se non trasmetti questo insegnamento, spiegare anche a chi viene dopo di te perché valga la pena di fare qualche sacrificio per difendere la verità, per difendere la libertà, per, diciamo, fare qualcosa che a te può comportare fare mezzo passo indietro, ma che può nel complesso consentire di fare un passo avanti. Quando io devo prendere delle posizioni politiche scomode faccio questo ragionamento, perché certo è più facile rincorrere in big data, vedi dove vuole andare la gente, la segui, consenso sale, salirà all'infinito e tu ti troverai sempre solo a dire quello che la gente si aspetta, non è quello che aspetta la politica, non è la verità, non è la guida e non è la soluzione per i problemi dei cittadini. Allora noi ci dobbiamo ricordare questo. Ernest Renan, la più bella definizione di nazione che ho letto, dice: la nazione è un grande plebiscito, che è una scelta che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che siamo ancora disposti a compiere insieme. Se noi non conosciamo i sacrifici compiuti, non saremo disposti a compiere insieme altri sacrifici. Questo è il senso della memoria, il senso del milite ignoto, il senso di una giornata come questa, può essere il senso di un premio, che è per me il senso di questo premio dato in questo giorno, perché alla fine noi possiamo essere tutti soldati e siamo tutti soldati nelle scelte che facciamo ogni giorno, in come affrontiamo quelle scelte, nel coraggio, nella libertà, nella dedizione, nella determinazione con le quali facciamo queste scelte. E chi di voi avesse letto il mio libro sa che chiude proprio così, al netto delle tre ultime pagine dedicate a mia figlia Ginevra: io sono un soldato e non intendo disertare. Grazie a tutti. Dico subito che quando abbiamo riunito la commissione all'unanimità abbiamo scelto di premiare un libro che è l'espressione di una vita e di un mondo. Ecco perché, quello è l'uomo della cultura Di Maio, quindi non ci misuriamo con lui. Quindi abbiamo inteso dare il premio speciale Caravella Tricolore di quest'anno proprio a Giorgia Meloni per questo successo editoriale. E la cosa che ci fa veramente rabbrividire è che il nuovo sindaco di Roma qualche giorno fa è andato nella libreria di quella signora, si fa per dire signora, che è quella che si rifiutò nella propria libreria di vendere, non regalare, vendere il libro di Giorgia Meloni. E il sindaco è andato lì. Questo è quel sindaco, ricordiamolo bene, certo.
è una presa di posizione ideologica, non politica, essere andato a Tor Bella Monaca a salutare questa cosiddetta libraia di sinistra. Quindi quando abbiamo deciso di premiarti l'ho comunicato dopo esserci consultati con Alberto Baldoni e con tutti gli altri, l'ho comunicato al presidente della fondazione, che dice: ma veramente è una scelta? Dico sì, è una scelta editoriale importante per noi premiare Giorgia Meloni. E quindi al presidente che ci ospita ormai da 6 anni in questi locali la parola. Secondo il tono di Domenico io mi sarei sorpreso dalla vittoria del premio. Ero perfettamente consapevole che ci sarebbe stato un premio adeguato all'impegno, alla manifestazione culturale straordinaria che ci ha regalato Giorgia con quel libro. Io posso dire una cosa, lo dico con grande sincerità, dopo le tue parole non c'è da aggiungere nient'altro. Tu hai detto delle cose straordinarie. E per tutti noi che ti conosciamo da tanto tempo, ogni volta che ascoltiamo ti apprezziamo di più. E allora che cosa c'è da fare? Soltanto un auspicio, che non è una battuta, perché le cose si possono avverare sempre. Io vorrei ritrovarmi fra qualche anno ancora più anziano, caro Adalberto, a Stoccolma ad assistere al conferimento del Nobel per il prossimo